Buongiorno, Ezio. È ora di fare una visitina all'amante di Lucrezia, Pietro. Ho già chiesto ai miei uomini di trovarlo. Molto bene. Ezio, se posso... Cosa c'è? Qualcuno ha avvisato Rodrigo di stare lontano dal castello. Machiavelli? Ne hai le prove? No. Non dobbiamo farci dividere da semplici sospetti. I Borgia sanno dove si trovano le nostre spie! Chi gliel'ha detto? Messer Machiavelli ci aveva chiesto delle nostre ricerche su Pietro. Ezio? Riesco ancora a credere che Machiavelli sia un traditore. Prima l'attacco alla villa, poi il castello e adesso questo. Non può essere che lui! Lasciatelo andare. Cosa avete scoperto? Pietro verrà assassinato questa sera. Cesare ha incaricato il suo macellaio. Micheletto, il migliore di Roma. Non ha mai fallito. Fino a stasera.
Muoviamoci. Avete scoperto qualcosa su Pietro? È un attore e stasera sarà impegnato a recitare in una rappresentazione. Seguitemi. Dannazione. Bisogna andarsene. Oh, oh. Non svegliatevi. Lasciatemi andare. L'assassino. Pietà. Risparmiatemi. Vai, vai. Ci sono modi migliori. Quell'uomo. Pezzo. Niente. Fatti avanti. L'uomo morto. Cosa avete saputo di Pietro? Sarà appeso a una croce. Micheletto lo ucciderà con una lancia. Dov'è Pietro? Non saprei dirlo. Ma Micheletto aspetta alla porta a est delle terme di Traiano. Ha in mente di far travestire i suoi uomini per far sembrare il tutto un incidente. Sarà lui a condurmi dall'amante di Lucrezia. Ezio, Machiavelli ci ha tradito. Vorremmo entrambi che non fosse così, ma è evidente. Adesso fa ciò che va fatto. Se non lo fai tu, lo faccio io.
Senza i ladri della volpe, dovrò ricorrere alle mie reclute. Vi prego, io non ho fatto nulla. Francesco Troche, amico mio, ti mentirei mai? Tu hai rivelato a tuo fratello i miei piani di guerra per la Romagna e lui ha contattato l'ambasciatore di Venezia. Non è colpa mia. Io sono vostro servitore e alleato. Pretendi che ignori ciò che hai fatto solo in base alla nostra amicizia? Lo chiedo. Non lo pretendo. Se vogliamo unificare l'Italia, ogni istituzione deve finire sotto il mio controllo. E se la Chiesa non si mette in riga, non mi resterà che annientarla. Ma sapete che lavoro per voi, non per il Papa. Ah! Ne sei sicuro, Troche? Ormai ho soltanto un modo per saperlo con certezza. Volete uccidere me? Il vostro amico più fedele? Naturalmente no. Mi lasciate andare? Grazie, Cesare. Non ve ne pentire. Guardie, date a Micheletto i costumi di scena. Lucrezia è mia. E di nessun altro. Assicurati che non vengano commessi errori. Obbedisco, Cesare. Ah, sì. Gettate il cadavere di Francesco nel Tevere. Piano. Thank you.
Cambiatevi e poi seguitemi alla rappresentazione. Capito? Vieni. Qui mancano dei... Per la miseria, voglio metterne fuori!